Un cordiale saluto e un benvenuto in quello che è l'ottavo appuntamento con Borgo News, il settimanale di informazione a cura del gruppo Noi di Santa Severina, che vi informa su fatti e notizie avvenute una settimana antecedente alla messa in onda di questo web TG. Bene, partiamo subito col primo servizio nel quale sono stato ospite, tra virgolette, di alcuni anziani che si trovavano in Piazza Campo nelle prime ore pomeridiane a godersi un po' di sole e dai quali mi sono fatto raccontare qualche storia antica che a qualche nostro web spettatore piace molto. Possono partire le immagini. Surafè, mio paese, era meglio una volta o è meglio mo? Secondo me è meglio mo. E perché? C'era un benessere mo, c'è tante cose belle. Una volta c'era più povertà. C'era povertà della Madonna, non un po' questa. E che c'era lo spuntone, che stavo dicendo prima? E va sapere. E che so se va sapere? E ne arriva che si rompe avanti, non faceva certi spinicetti a te, così. Hai capito. Insomma, quanto me ne cacciava di... Insomma, c'era povertà, no? A massimo. Ma a sto campo ci venivano i gente, oh, dicevano hanno più in tuo paese. Tutti si erano. C'erano più gente una volta, no? Sì, gente, sì. Dice che una volta se vivi, quando io e tutti i genti entrano a casa c'è una cosa per sempre. Dice da è diverso, c'è nudo, no? C'è nessuno, mo. Ma speriamo che va a morire questa cosa, no? Speriamo di sì. Allora, se mo siamo con tua donna là, Toto, dice a queste persone, il primo pari scarpe a quant'anni te l'ha messo? A 12 anni. E prima che te mentevi? Niente, scavo. Scarpe da nascita. Ma com'era tanto? C'era più povertà, no? Per te, quanto non volevo. Solo che ha fatto la venire giù con questi sazzetti. Bella povertà, cazzo morto, con questi sazzetti. Ma però, Toto, in ogni famiglia ci abbattono tante persone in ogni casa, no? I figli erano per te solo io. C'erano pure tanti animali, è vero, il porco, vedeva magari la gardena, non è come mo che stanno a parte. Poi c'è pure Dio, la Madonna. Tenne le gardene tutta la banca. Che non la veglia. Che non la veglia. Dove tre gardene qua te le avevano tutte. Solo fai, ma tanto c'era la cannezza dove ci mettevano il pane, no? E che quando facevano il pane ne facevano parecchio, no? E facevano il mangio con tali grano, tutto a pane, no? E poi qua non tu stava? Non tu stava mai. Perché dalla fame si mangiava per tutto. Tanno c'era. Oi, Raffa, tanno c'era pane a Gedugio, pasta e zucchero. Oh no, ma se cose manca esistono. O ce n'era pasta asciutta? No. Era condita, o ce n'era proprio? Non ce n'era denaro. Un po' che parti casa, ma gli appartenevano. Oi, c'è. Però con un porco l'ammazzavano, la verità, eh? A provvista si facevano, no? Per tutto l'anno. Per tutto l'anno, no? Gatta, voi l'ammazzavo porco in gioventù. L'ammazzavo porco e ci vivo tutto l'anno. Hai capito. Babbo, a posto. Allora, Neco, per tanti anni tu hai fatto il corriere, giusto? Hai viaggiato con Luca? Per 27 anni. Ma più che altro che tipo di roba mandavano sopra i paesani? Alimentare. Roba alimentare. Cosa primaria? Vino. Ho capito. Cosa primaria era vino. Poi seguite da alimentare e un po' di olio pure. Ho capito. Tu cambiavi sempre città, cioè per esempio in un mese facevi quattro città, poi un'altra settimana cambiavi torno o avevi delle tappe fisse? Dipende come si muoveva la clientela, cioè io organizzavo, mi regolavo più o meno, a secondo pure i periodi, per esempio sì, certo. Vicino a Natale, sì. Con due città e poi... Era già chi non cambia. Dopo Natale, come dice, vicino Pasqua, la stessa cosa, ma facevo un'altra città che non l'avevo fatta prima. L'estate, dentro di tutto. Ho capito. Oh, Nico, però c'è la verità, quando vedevo per esempio arrivano a Nucca Vasso, ti vedevano i paesani come si ricreavano un po' qui, vedevano un po' sì, Italia senza venire. Vedere no? I paesani è stato sempre un piacere. Hai avuto cenni di stima da sì, tutti, sì, vero? Sì, era un piacere. Sì. Sì. Guarda, è molto più rosso. Che t'ha tornato? Bene. Giova, negli anni 30 a San Severino, oltre c'è sul macchinario, che noi chiamiamo Maruppa Traro, contemporaneamente c'era pure Annetto. Tanto Annetto è stato verso il 51. Ah, quindi dopo, giusto? Dopo. Che cosa serviva questo macchinario, Giuva? Ma ce n'era un briccio, perché tanto stato d'erano asfaltato. Ho capito. Se ci metteva un briccio... Ed era dell'ANAS, giusto? L'ANAS, tutti i stati erano dell'ANAS. Quindi cercavano operai, Santa Severina, sì, che magari l'aiutavano, giusto? La squadra di San Severino. Ci dava la mensalità, giusto? Sì. Hai capito? Pagavano. Allora, sì, con il Zofro con questo cane. Zofro, voi avete un'arte molto bella che oramai diciamo ucceccio. L'arte di fare i banari, giusto? Sì. Ne facete ancora? E quello faccio. Ma in tutti i misuri, giusto? In tutti i misuri, quanto vuoi fare?
Nello, Ran. Ma eventualmente se anche uno proprio può dire, può commissionare una fatica di chiesa. Faccio solo per l'amici, diciamo. Sofra, una volta si facevano chiuse cose, perché servivano, no? Perché allora, niente alla lei, cose. Ma diciamo che è venuto un po' così da mancare, sa cosa, no? I femmini manco ci fanno più fuori. C'è niente, c'è. I femmini prima lo usavano l'imbanare, ma che cosa c'è? Ma c'è che una volta i femmini gli chiuse l'uomo ne fuori, davvero? Alla lei, no? E mo su casa legno. A cogliere fecco. Puro. Impastulato. Se poi si faceva una provvista, no? Una provvista, Tante grazie, Sofra. E sicuramente molti di voi avranno fatto un salto nei ricordi, sentendo appunto la parola di questi nostri carissimi anziani. Bene, e la parrocchia San Tommaso d'Aquino di Altiglia, nella persona del suo amministratore parrocchiale Don Serafino Parisi, comunica il programma per i festeggiamenti della festa della Madonna della Candelora. Oggi sabato alle 19 ci sarà la Santa Messa, poi alle 20:30 i classici fuochi pirotecnici e stasera serata musicale, ovviamente tempo permettendo. La festa poi continuerà domenica 2 febbraio, quindi domani, con la messa delle 8 e quella delle 10:30, alle 11:30 ci sarà la classica processione per il paese e la sera ci sarà la serata musicale. Adesso Valerio Candelieri vi manderà un'immagine del programma appunto di questa festa. E purtroppo le brutte notizie in questo gennaio 2014 non mancano. Al mese esatto della morte del compianto professor Michele Faragò, purtroppo ieri è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, ma anche all'affetto di tutta la comunità di Santa Severina, il compianto professor Nino Biondo. È stata anche questa un'altra morte improvvisa e prematura che ha scosso tutta la comunità di Santa Severina. Ho pensato di realizzare un brevissimo clip che illustra chi era il professor Biondo. Possono partire le immagini. Sono gocce di memoria, queste lacrime nuove. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile e inafferrabile, la tua assenza che mi appartiene. E purtroppo non posso fare altro che sottolineare il fatto che da un po' di anni a questa parte il mese di gennaio è sicuramente un mese nero per Santa Severina e per quanto riguarda appunto i decessi. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di Tares. In questi giorni la mazzata, se si può definire, della Tares, che è arrivata in tutti i comuni d'Italia, ha creato veramente grande scalpore nei cittadini di Santa Severina e specialmente in quelli che hanno delle attività, sono state quelle sicuramente più tassate. Molti mi hanno scritto tramite email oppure in privato chiedendo delle delucidazioni. Sono stato nell'ufficio comunale di Santa Severina e Valerio Candelieri mi ha creato appunto dei file che proporrò subito dopo questa edizione del WebTG, dove ci saranno delle delucidazioni su che cos'è la TARS, come va pagata e quali sono le percentuali appunto che devono essere rispettate per quanto riguarda appunto questa tassa. Per questo lo ringrazio anticipatamente. Bene, passiamo adesso allo sport, ricordando che il Santa Severina domenica scorsa ha vinto per 3-1 contro gli amici della Castellese, disputando veramente una grande e bella partita con una tripletta di Lorenzo Curcio, che al suo ottavo appuntamento è arrivato già a quota 14 reti. Possono partire le immagini. Allora,
però ha risolto anche il capitolo castellese 3-1 di Lorenzo Curcio contro appunto la Castellese. Secondo me Giovanni è stato uno dei migliori in campo ovviamente dopo Curcio. Come hai visto la partita, Giovanni? È stata una bella partita, però il campionato ancora non è finito, ci sono ancora partite, tutti i gironi di ritorno dobbiamo fare, è una di andata che dobbiamo recuperare dal 29 al 5. Quella di Savelli, giusto, sospetto. Bisogna mantenere i piedi per terra. Continuare così come stiamo facendo. Ti faccio i miei complimenti, speravo che molti dicono che se avessi giocato tu dall'inizio nella squadra forse, sicuramente avremmo vinto anche molte più partite. No, è anche questione di fortuna. Poi la squadra ha preso buon piatto, stiamo andando bene. E anche modesto il nostro Giovanni. Giovanni, noi ti ringraziamo per l'intervista e auguri per la prossima partita. Grazie. Bene, dobbiamo essere veramente orgogliosi di questo FC Santa Serena Calcio che quest'anno sta facendo veramente un grande campionato guidato da un grande Lorenzo Curcio che è arrivato appunto a quota 18 reti. Vi ricordo che domani, domenica 2 febbraio, il San Serena toccherà un turno di riposo e giocherà domenica prossima. Questa era veramente l'ultima notizia per quanto riguarda questa ottava edizione di Borgo News. Non resta altro che darvi l'appuntamento a sabato 8 febbraio. Vi ringrazio per la gentile attenzione. Al prossimo appuntamento, arrivederci.